Buon pomeriggio a tutti. Allora, stavo dicendo, buon pomeriggio a tutti. Non sapevo cosa. Peccato che. Sono scemo. Vabbè, aspettate un attimo. Aspettate un attimo che ho sbagliato. Non volevo saltare la cinematica. Li facciamo subito. Ho portato di nuovo One Piece perché il gioco che ho scaricato ieri, che è il gioco di Alien, Alien qualcosa, ora non mi ricordo più preciso come si chiama. L'ho provato un attimo e mi ha leggermente, cioè non mi è piaciuto. Quindi ho preferito non portarlo. Perché gli alieni, nonostante siano fatti bene, erano un po'. Boh, non erano gli alien che conosco. Erano a quattro zampe, più che alieni sembravano dei cani, perché camminavano come dei cani, come gli animali. Quindi ho preferito non portarlo. Non sapevo cosa portare, l'ho già portato ieri e quindi ho preferito non portarlo di nuovo. E quindi giochiamo un po' a One Piece Pirate Warrior 4. E niente, ora semplicemente stiamo andando avanti con la trama, quella di Alabasta. E dobbiamo sconfiggere per la prima volta Crocodile. Ma non sarà solo questa volta. Se è uguale agli altri capitoli di One Piece, andiamo alle abilità. Se è come gli altri capitoli di One Piece che ho giocato, dobbiamo semplicemente batterlo. Due volte. Questa è un'altra. Che l'altra sarà l'ultima volta che batteremo
Crocodile. Ora sto un attimo mettendo le abilità. Perché serve. E no, perché serve, perché altrimenti il caro Mr. Crocodile ci spacca i culi e andiamo. 一つだけ言っておくぞ。どうあがこうとも、Eccolo おqua. 前じゃ絶対に。うるせえ！すぐに！Buon pomeriggio a tutti quelli che stanno arrivando. Però io devo abbassare un attimo il volume del gioco perché mi sta spaccando le orecchie. Yeah. No, sono modifiche. Dov'è? Non riesco. Magari un pochettino le voci e i filmati. Ecco qua, la metà. Perché erano letteralmente... Sì. Erano letteralmente un po' troppo forti. Ok. Questa perché ho visto perché ha visto l'anime è la saga più bella in assoluto. Perché effettivamente qua si vede. No, la saga più bella, scusate, è quella contro Arlong. Che è la saga quella dove conosce Nami. E io quella la tengo una delle saghe più belle, anche quella, per un semplice fatto, perché si vedono per la prima volta i veri principi che ha Rubber, cosa vuole effettivamente fare essendo diventata pirata. E vedere quello che appunto l'uomo pesce Arlong faceva al villaggio di Nami l'aveva completamente fatto arrabbiare. Ed è la prima volta effettivamente che si vedeva Rubber, il cappello di paglia, incazzarsi per una cosa che non voleva che accadesse. E lì c'è una delle scene più toccanti, a parer mio, nell'anime, dove Nami si voleva tranquillamente no. Però voleva bruciare il marchio di Arlong, essendo che faceva parte della, diciamo, faceva parte della ciurma di Arlong. E Rubber la ferma perché la vede effettivamente piangere. E se non ricordo male, gli dice: non farlo, ci penso io. A lui. Effettivamente è stato uno scontro più importante della saga di One Piece, perché lì si faceva proprio vedere, si vedeva proprio un Rubber che era che aveva delle non vale così però delle aveva delle scelte, sapeva quello che voleva fare e per la prima volta si vedeva quanto effettivamente poteva diventare forte Rubber grazie a questo suo ideale di... nelle sue idee, nel suo ideale, come la pensa lui. Certo, poi alla fine per tutto l'anime
non pensa, fa il deficiente cronico, però quando combatte tira fuori delle idee che non sono per niente male, che effettivamente rispecchiano quello che ha in mente. Poi ci sono varie teorie di Rubber che girano ormai da un bel po' su internet, ma anche su YouTube. Se cercate cappello di paglia, One Piece, cappello di paglia, teorie, dicono effettivamente tutti la stessa cosa, cioè Rubber è la reincarnazione del re dei pirati di Gold Roger. Questo perché pensa proprio come pensava Gold Roger, il re dei pirati. E il cappello di paglia che lui porta, che gli ha dato Shanks il rosso, appunto, era il cappello che Gold Roger gli aveva dato a Shanks. E Gold Roger gli disse: un giorno quando ci rincontreremo, tu mi ridarai il cappello. E appunto varie teorie che sono state confermate anche dall'autore stesso del manga, dice effettivamente che ha fatto Rubber. Cioè, no, ha fatto. Ha detto che Rubber effettivamente è l'incarnazione di Gold Roger perché ha alcune abilità che aveva effettivamente solo il re dei pirati. Nella saga dell'uomo di pesce, quindi siamo già a 2 anni, 2 anni dopo. Il caro, no, il caro, Rubber, quando è sotto alla linea rossa che separa il nuovo mondo con il mondo che ci troviamo qua. Ok, questa adesso è un'impresa da Dio, questa missione perché l'ho già fatta ed è difficilissima. Stavo dicendo, nonostante tutto ciò, appunto nei 2 anni dove sono passati, che devono andare nel nuovo mondo, però per i pirati, per andare nel nuovo mondo, devono semplicemente superare la linea rossa. Però non è così facile, perché è controllata dalla Marina questa linea rossa. Quindi l'unico modo per i pirati è passare sotto l'acqua, con una bolla che aiuta a respirare e soprattutto alla nave di non rompersi. Va nell'isola dell'uomo di pesce e il re dell'uomo di pesci. Vabbè, essendoci stato poi un scontro con altri uomini pesce, il re degli uomini pesce conferma la teoria anche lui che Rubber è l'incarnazione di Gold Roger, perché quando Gold Roger anche Gold Roger aveva superato la linea rossa, sentiva delle voci del re dei mari. I re dei mari sono semplicemente mostri marini grossi 2 metri o anche più, dove Gold Roger sentì la loro voce. Per la prima volta Gold Roger sentì la voce dei re dei mari. Ma non solo questo. Rubber, quando combatte contro
uno degli uomini agent dell'isola Mr. 2 pesce, である事が 判明する. Ichimi wa manemane no mi no chikara ni dou taiyou perché suru ka combattevano contro hosaku una mo nave chiamata l'Arca. sarushi Ed effettivamente era l'arca quella di Noè. Ebbene, è appunto chiamata l'arca, l'avevano chiamata. E cosa? Gli uomini pesce, chiamati dalla principessa dell'uomo di pesce, perché con una sua preghiera aveva chiamato il re dei mari. E nello stesso momento le creature marine dicono: questo ragazzo è come i re dei pirati. Anche lui ha sentito la nostra voce, come appunto ha fatto Gold Roger. E da lì viene appunto confermata la teoria che gira ormai su internet, che Rubber appunto è l'incarnazione di Gold Roger. Già Shanks, quando conobbe Rubber da bambino, quando gli diede il cappello, e anche Shanks gli disse a Rubber: un giorno che ci incontreremo mi restituirai il cappello. In teoria non lo fa. Non lo dovrebbe fare, almeno. Poi devo andare avanti con l'anime. Non lo farà. Cioè, oddio, Rubber lo farà, gli darà il cappello a Shanks. Ma Shanks gli dirà di no, ne sono sicuro, perché lui l'ha già restituito al suo legittimo proprietario, che appunto era Gold Roger. E lì capiterà un sacco, succederà un sacco di cose che vedremo poi. Shanks a quei tempi, se non ricordo male, non era ancora uno dei quattro imperatori. Quattro imperatori, se non ricordo male, sono usciti subito dopo, molto dopo, che appunto che come si chiama? Gold Roger viene ucciso, perché Gold Roger si era fatto sia molti nemici che molti amici. No, che sia molti nemici si è fatto, ma anche molti amici. Nella quale il suo nemico, ma non nello stesso momento amico, appunto è Barba Bianca, uno dei quattro imperatori che rispettava profondamente Gold Roger, nonostante fosse il suo, diciamo, nemico, ma nello stesso momento amico, perché alla fine loro bevevano continuamente sake. E Barba Bianca aveva una ciotola di sake grossa quanto era grossa come un piatto da portata. Ok? Per farvi capire quanto effettivamente era grosso. E beveva, cacchio se beveva Barba Bianca. Abilità. Ecco. Quindi, questa parte è un po' noiosa da mettere le abilità, però devo farlo, perché altrimenti non vado da nessuna parte. Basta. Almeno. Faccio cercare di tagliare. Ok.
Basta perché non ho più soldi. No, non ho altre 9, non ho 9 abilità. Ah, vabbè, andiamo. Oh, uno è qua. È vero. Mi ricordavo. Madonna. Ma venga qui è con noi, sì con noi, qui con noi. Centurioni. Ah, è comparsa anche la stronza della Marina. Avanti. Voilà. Ah, è arrivato anche il capo della zona. Eccola qui. Facciamo fuori. Non mi ricordo se l'ho detto, ma il gioco di One Piece, questo gioco, è un genere muso. Cioè, cos'è un muso? È un genere dove appunto, come potete vedere nella mappa, devi prendere del possesso delle basi. E ha questo lo stile di combattimento scusa. Ora non so come spiegartelo, però
è un genere che adoro da morire. Ma trovare dei giochi con un combattimento così non è facile. Non è per niente facile. Ok, adesso qua sono arrivati Mr. One e Mr. Chu. Nella prima live di One Piece abbiamo sconfitto uno dei membri della ciurma di... Ma c'è quel capo? I ciurma di Crocodile con Sanji. Che appunto era Mister Free. Mister Free come potere, come frutto del mare o frutto del diavolo, aveva la cosa della cera, i poteri della cera, che cioè che poteva fare tutte le cose di cera. Oggetti e altre cose di cera. Mentre Mr. Chu, lui può tranquillamente trasformarsi, almeno la faccia può trasformare in qualsiasi persona lui tocca, può tranquillamente cambiare la sua faccia. Cosa che può sembrare inutile come frutto, ed è vero, ma in un'altra saga dove ci sarà Castello di Paglia appunto, tornerà molto utile perché diciamo riusciranno più o meno a fuggire in questa zona. Le scarpe che c'ha Mr. One e Mr. Chu sono completamente orribili, ma completamente, perché sono dei cigni, se potete, come si vede.切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの価値を殺しなさい。どうせあちしは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。あちし、あちし泣かない。じゃあな。Benissimo. とどめは刺すのかよ。Non l'ha ucciso, ma l'ha lasciato lì rincoglionito. Ora andiamo dall'altro membro della ciurma di Mr. Crocodile. Non mi ricordo se
Lui ha un frutto del mare, non mi ricordo perché sono passati tanti anni. Ma presumo di no, anche nonostante sia forte. Ok, solo con questo l'ho elevato letteralmente a metà vita. Non è durato un cazzo sto personaggio. Durato di più Mr. Chu. Ma da quel che vedo mi pare che aveva un frutto del mare anche lui, eh. Però non, appunto, non ricordo. あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうか。 刀一本で俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ。もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合。シシソンソン。アトミックスパート。 俺はまだまだ強くなれる。 Una volta si potevano fare, c'era un tasto che ora non mi ricordo di preciso, però ah, lo fa da solo, ok. Ok. Oddio mio, ora parte, comincia il pezzo dove non riuscivo mai a fare. Quindi, trovare, diciamo, i pirati, questi, per ottenere informazioni, come fermare tutto. E non è facile come sì, come sembra. Che devi stare, bisogna stare attenti anche al tempo. Quindi. Speriamo di farcela. Nonostante anche Nami è in difficoltà, ha gli mortacci. Ok. Andiamo avanti.
Teniamo sempre sott'occhio il tempo. Ok. Scusate se sto un attimo zitto, ma questa parte è molto importante. Ok. Da quel che vedo siamo in vantaggio, siamo abbiamo un buon tempo più o meno. Ok. È molto difficile sto pezzo, eh. Devo essere sincero. Allora lì c'è Robin, ma in questo momento e appunto ora bisogna fermare anche questo, e dove mi sono completamente bloccato. Ah, ecco dove era lì. Era qui. Questa è una missione secondaria, ma ora non la faremo. Ok. Ora che sono in live sono riuscito tranquillamente a farlo, ma farlo per i cazzi miei non riesco. Per farlo per i cavoli miei io non riesco. Ora proviamo un attimo, magari proviamo, poi proverò magari così facile. Intanto ora questo era il legame. Siamo saliti di livello di legame e abbiamo sbloccato un personaggio che si può tranquillamente giocare, ma nella modalità diario. アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？ 記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？何？プルトンなんて言
言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。あてやすうか。ああ、わかった。フォーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし、最後にお前は A quanto pare, se non ricordo male, Pluton è un'arma che potrebbe distruggere qualsiasi cosa. あなたがそういう行動に出るなら、私にも考えがある。Comunque, Nico Robin ha sempre un buon lato A. Un bel davanzale. Ok. E questo, se è come i suoi, come il primo di One Piece, il primo gioco, siamo arrivati completamente quasi alla resa dei conti. Dovremo poi di nuovo combattere coso Crocodile. Ok. Ah, già così, direttamente. Perché nel primo bisognava fare tutto un giro. Bisognava prima fare tutto un giro per battere Crocodile. Qua invece ora l'hanno fatto un po' più semplice come cosa. Tanto facciamo la mappa della crescita. Ok. Vediamo le abilità. Vita che serve sempre. Non avevo ancora aumentato la forza? Ok. Sembrava di sì, però a quanto pare non l'avevo aumentata. Ancora un po' di vita, che quella non fa mai male, e la forza ancora. Cioè, più che forza, attacco. Allora leviamo questo. Non posso levarlo? Ah sì, ho sbagliato. Andiamo. Ora, nonostante questa è la seconda volta che battiamo Crocodile, sarà molto più difficile. Perché appunto farà delle nuove mosse. E se non ricordo male, sto grandissimo cornuto a due fasi, a meno. Così era nella play 3.
Perché io questo l'ho giocato solo su su Play. Quindi giocare a un One Piece sulla Hitbox è incredibile. E questa appunto è la seconda fase. E devo tranquillamente spaccare qua. No, non posso? Sì, dai, aiuto! Riuscirò? Vediamo, eh. No, ok, l'ho distrutto uno e ora devo fare stessa cosa con gli altri. Vieni. Ok. Ne manca una? No, ok. Essendo fatto di sabbia, il suo punto debole per l'appunto è l'acqua. Ma a quanto pare riesco a... L'hanno fatto, mi sa un po' troppo facile. Non so. Ah, ok. Vabbè. Nel film era molto più difficile batterlo, Era molto difficile. Ok. Cioè S, mai avuto S. Quanti soldi. E abbiamo sbloccato anche Crocodile nella modalità libera. アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2は B
Vivi o Mats to iu ichimi no yūjō. Non era così cattivo alla fine, Mr. Shu. Kara otori to natte kaigun no kōgeki kara Luffy tachi o nigasu. Otoko no michi o soreru. Onna no michi o soreru. E poi appunto lo ritroveremo poi molto più avanti. Chiraba morotomo makoto no sora ni sakasete miseyo. オーカマウェイ！ボンちゃん！俺たち、おめえらのこと、絶対忘れねえからな！一方、ビビは、一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り、王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そして、che dire? Ah vabbè, gli scappa la cacca e Sanji è diventato un attimo il coso di Scream, quindi Attia! Guarda questi che arrivano, suka! Attia! Io sfido tutti quelli che hanno la mia età dopo una scena del genere, e la scena quella di nella saga quella di Nami, nelle scene tristi non abbiano pianto. Ragazzi della mia età, chi ha visto effettivamente One Piece, ma non solo ragazzi della mia età, effettivamente chi ha visto One Piece, una scena così, io presumo che quasi tutti abbiano pianto. Io, devo essere sincero, confesso che stavo piangendo. Stavo cominciando a piangere da bambino, perché è una scena veramente toccante. Una scena triste. Non capisco perché in questo One Piece hanno voluto partire già dalla saga di Alabasta, perché secondo me la saga quella di Nami, dove conoscono Nami per la prima volta, credo che sia una delle saghe, anche quella è una delle saghe molto belle. E ora siamo in un'altra saga, la saga di Enies Lobby. Qua, se non sbaglio, esatto, qua c'è già
però che non l'hanno fatta vedere, non so per quale motivo. Certo punto Nico Robin, lo dico io perché non l'hanno fatta vedere, Nico Robin si unisce alla ciurma di Cappello di Paglia. Però poi c'è un problema. Non subito, ma perlomeno un po' più avanti. Arrivano dei uomini vestiti di nero che si chiamano CP9. Qua Nico Robin si sacrifica per non cioè si sacrifica per salvare tranquillamente i suoi amici. Si consegna spontaneamente, proprio spontaneamente, ai membri della CP9 e per salvarla vanno appunto qua, in questa città chiamata Enies Lobby. Qui incontreranno un personaggio un po' fuori. Dai, un po' fuori, cioè no, fuori di testa, anche quello, però fuori, che hanno già conosciuto, che erano un po' più normali, più o meno normali, però questo personaggio è completamente diverso. E vedremo. Non posso dirvi niente. Ora però, qua userò Usopp. Perché userò Usopp? Perché la loro nave, che hanno anche qui tolto un'altra saga molto bella, è completamente quasi distrutta. Non si potrà più riparare. Hanno dei conflitti. Usopp è colui che ha creato la Voimer e non vuole assolutamente dargli fuoco, bruciarlo, mentre Rubber, lui purtroppo malincuore, la vorrebbe bruciare e fare una nuova nave. Usopp si oppone e ora qui combattono per chi cioè, combattono perché vogliono vedere chi vince non so parlare oggi. Chi vincerà avrà in mano le sorti della loro nave. Se effettivamente hanno tenuto la storia, la storia. Vediamo. Andiamo ancora un attimo avanti e poi ci salutiamo qui. Meso meso sunna. そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくりゃよかったんだ。うわ、野蛮人。最低。マリモ。わかったよ、好きなだけ泣いテてスタろ。ラー、テスタラーが、mi ha fatto sempre morire。やっと島を出たみたいね。ご苦労さま。Ah, attenzione! Ancora non lo sapevo. Si era un clandestino, aveva, non me lo ricordavo questo pezzo. Un saluto a Scream.
いつからこの船に。モンキー・ディ・ルフィ、あなた私に何をしたか忘れてないわよね。おいお前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ、崩れゆく総裁殿の中で私はポーネグリフと共に溺れて死ぬはずだった。私もそれを望んでいた。なのにあなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もないの。だからこの船に置いて。なんだそうか、そらしょうがねえな。いいぞルフィ。心配すんなって、こいつは悪いやつやね。 Fa sempre morire l'espressione di Sanji quando vede una bella donna, scusate tanto, ma... ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログボースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって。え、おい、ぜ人の夢は終わらねえ。 Tenete in mente questo personaggio perché è quello più stronzo di tutti, nonché il famosissimo Barba Nera. Lui ha anche lui ha un frutto del mare. Barba Nera ha un frutto del mare chiamato Dark Dark, che gli permette anche di rubare, assorbire più che altro altri poteri. È l'unico frutto del mare che gli permette di prendere i poteri di altre persone e utilizzarli. Lì sarà molto utile, purtroppo, per rubare i poteri a Barba Bianca una volta morto, ma questo lo vedremo molto ma molto più avanti.船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。Hanno fatto anche un riassunto nell'isola nel cielo. Peccato che non l'hanno fatto vedere, perché non l'hanno fatto giocare, perché secondo me anche quello non è bellissima come saga, quella dell'isola nel cielo, però da giocare è molto divertente. Nel primo mi sono divertito tantissimo. まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい船を買ってけ。いや、乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号だ。今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に後悔できねえなんて。Adesso ci ho fatto caso. Perché i pirati avevano la valigetta? Una valigetta. Hanno la valigetta. Pronto? Teme, solo demo 1000 no senchuk.
話は一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに肝心の船の修理ができないんじゃ。おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら、うわー、ナミは先輩、どこ行ったんだ。Il chiodo fisso. Il tatuaggio che ha Nami sulla spalla è appunto, come stavo dicendo all'inizio, è il marchio che gli aveva fatto Arlong, perché era una schiava dell'uomini pesce. Quindi ah, come? Io devo fare tutto con Usopp. Ma Usopp non mi piace. Odio ammetterlo, ma l'ho sempre detestato io Usopp. E vabbè, parliamo con Usopp. Che vi devo dire? Lo faremo, ma lo faremo la prossima volta. Magari anche domani, o lo faremo anche domani, problemi non ne ho. Dunque. Salviamo. Ok. E io ricarico. Ok, dicevo, noi ci vediamo domani, credo, vediamo un attimo, che non mi ricordo più gli orari. Se mi aiutasse un attimo, scusate, ma oh, è così. No, ci vediamo venerdì, non domani, scusate, venerdì alle 4 fino alle 5. E mi sa che andrò avanti con One Piece, perché voglio vedere voglio vedere voglio andare avanti, perché se riesco, madonna, non so parlare oggi, che cazzo. Se riesco voglio portare uh,
Ogni volta una saga diversa. Oggi abbiamo finito la saga di Alabasta e venerdì facciamo la saga di Amy's Lobby. Dove appunto dovremo poi andare a salvare Nico Robin che è qua. Bella. Bella presente e che studia. Grazie mille per essere passati, a tutti quanti, siete fantastici. E noi ci vediamo venerdì.